Greenpeace è oggi all'isola del Giglio di fronte al relitto della Costa Concordia per ricordare a tutti che non ci possiamo permettere un altro disastro ambientale. Per trainare questo relitto fino al porto di Genova servono 5 giorni di navigazione e i rischi ambientali sono enormi in termini di meteo, in termini di possibile sversamento di liquidi a mare, in termini di possibile cedimento della struttura. Esistono porti più vicini che si possono raggiungere più facilmente e con minori rischi. Greenpeace chiede da tempo un incontro con le autorità competenti che non ci è mai stato accordato ed è per questo che oggi siamo qui con la nostra nave Rainbow Warrior per portare il nostro messaggio, perché vogliamo che tutte le operazioni di smaltimento della Costa Concordia avvengano pubblicamente, alla luce del sole e soprattutto scegliendo le soluzioni con il minor rischio ambientale.